questo proposito volevo portarvi il pensiero di uno dei tanti libri che ho letto durante questo lockdown, che è un libro molto simpatico sull'arte contemporanea, perché la musica che io suono è contemporanea, prima di tutto perché io vivo adesso, nel momento presente. E ovviamente il mio linguaggio musicale si rifà a tutta quella che è la musica di sempre, perché comunque ciascun musicista, ciascun singolo musicista, pur dedicandosi in maniera un po' più settoriale a certi generi, comunque ha una spugna e quindi si fa influenzare da tutte le cose che ascolta, sia che siano musica codificata che anche suoni, rumori, eccetera. E quindi questo libro, ha già un titolo molto particolare, si chiama Lo potevo fare anch'io, è una cosa che probabilmente a tutti noi è capitato di pensare di fronte a un quadro un po' strano, di fronte a un concerto di un pezzo molto particolare che non capivamo. E la cosa più bella di questo libro, secondo me, è proprio l'introduzione, perché prima di iniziare a parlare di Picasso, Pollock e compagnia, l'autore fa un paragone molto bello, perché dice: quando noi andiamo al ristorante, spesso ci capita di ordinare delle cose nuove che non abbiamo mai provato, magari degli accostamenti di sapori o di ingredienti che noi mai ci saremmo sognati di fare a casa nostra, perché magari così l'idea solo ci spaventava. Eppure lì ci buttiamo, proviamo, decidiamo anche di investire del denaro per questa cosa, perché è un'esperienza, è una cosa che ci può dare molta soddisfazione e molto piacere. Magari ci può un po' disgustare, però intanto ci abbiamo provato. E questa cosa secondo me è molto bella per applicare su tutte le esperienze della nostra vita, in particolare quelle artistiche, che ci possono davvero dare delle cose nuove che noi non ci saremmo mai immaginati. Inoltre, sì, è un'esperienza sensoriale molto importante, che purtroppo spesso nella nostra vita lasciamo un po' da parte. E quindi questa sera io sono molto contenta di offrirvi una cena musicale un po' fuori dagli schemi. Spero che vi piaccia, perlomeno sono contenta che siate qui per provarci, perché questo è già un ottimo passo. E magari potrete scoprire qualcosa che appunto non avreste mai voluto provare o che vi ha sempre incuriosito, ma che non avete mai avuto occasione di ascoltare.